presentato un opuscolo in regione a Pescara con lo scopo di sensibilizzare anche i cittadini stranieri alla donazione del sangue. Presentato il progetto Digital School, formerà insegnanti digitali rivolto a 24 docenti, ne coinvolgerà complessivamente 450. Buonasera, in apertura lo avete sentito dai titoli, è stato presentato in regione a Pescara nei giorni scorsi un opuscolo a più lingue proprio dall'assessore alla sanità Silvio Paolucci. Avrà lo scopo di sensibilizzare anche i cittadini stranieri alla donazione del sangue. Vediamo. Può essere donatore di sangue chi ha un'età compresa tra i 18 e i 65 anni di età, pesa almeno 50 kg ed è in accertata buona salute, ma può donare anche chi è cittadino straniero. In una società sempre più aperta e multiculturale, dove lingue, razze, religioni e tradizioni si incrociano per strade e sui banchi di scuola, è giunto il momento di domandarsi se i valori che ci ispirano, che muovono la donazione del sangue, possono essere del tutto compresi e condivisi. Lo scrive l'assessore alla programmazione sanitaria Silvio Paolucci nella nota di presentazione dell'opuscolo realizzato da Assessorato alla Sanità, Avis, Regione e Federfarma Abruzzo per sensibilizzare anche le comunità di stranieri presenti nel territorio regionale a donare sangue. La pubblicazione è nata da un'iniziativa dell'Avis regionale Abruzzo che ha voluto in questo modo affrontare un tema complesso e di grande impatto sociale come quello della relazione esistente tra donatore del sangue, multiculturalità e politiche dell'accoglienza. A Pescara in Regione la presentazione dell'opuscolo da parte dell'assessore alla programmazione sanitaria Silvio Paolucci. Beh, intanto perché il diritto alla salute è di tutti, è universale e quando si entra in ospedale e si ha bisogno di una trasfusione del sangue o del plasma, certamente quel diritto è riconosciuto a tutti i cittadini e quindi l'integrazione in una società multiculturale passa anche per la condivisione dei diritti che sono iscritti nella nostra Costituzione, quale essere appunto il diritto alla salute. E si inserisce questa iniziativa su un campo già messo in attuazione di comunicazione e di marketing perché è molto molto importante essere autosufficienti, l'Abruzzo lo è ma bisogna accogliere e raggiungere nuovi traguardi e noi ci inseriamo esattamente in questo campo e su questo profilo. Il dialogo può realizzarsi attraverso numerose vie come per l'appunto quella della donazione del sangue ma deve sempre avvenire nel reciproco rispetto e con la comune intenzione di trovare un'intesa che esprima un più compiuto e condiviso senso di comunità. Realizzato in 10 lingue, italiano, francese, inglese, spagnolo, romeno, portoghese, russo, arabo, cinese e albanese, grazie all'impegno di Federfarma sarà disponibile presso le circa 500 farmacie presenti sul territorio regionale. Abbiamo accreditato i centri trasfusionali, abbiamo programmato l'officina del sangue, della lavorazione del sangue, abbiamo messo in campo già diverse iniziative di comunicazione per sensibilizzare verso la donazione e questa si inserisce esattamente in questo contesto. Occupiamoci ora di un altro progetto molto importante, si chiama Digital School, formerà insegnanti digitali ed è rivolto a 24 docenti, ma ne coinvolgerà complessivamente 450. Ad illustrare questo importante progetto, sempre nel corso di una conferenza stampa, è stata l'assessore Marinella Scrocco. Partirà ufficialmente il 15 luglio prossimo il progetto Digital School presso l'Aurum di Pescara con l'avvio della Summer School. In regione la presentazione alla stampa da parte dell'assessore all'istruzione e alla formazione Marinella Scrocco, del direttore dell'ufficio scolastico regionale Ernesto Pellecchia, dell'esperto di tecnologie digitali e coordinatore del progetto Vittorio Midoro, del dirigente regionale Carlo Amoroso e del referente dell'azienda Cristian Sciarretta. Il progetto Digital School è presentato dalla rete temporanea di imprese costituita dalla società abruzzese che da 10 anni supporta il mondo dell'istruzione per l'introduzione di nuove tecnologie e contenuti multimediali, dal Cineca, consorzio senza scopo di lucro formato da 69 università italiane, 2 enti nazionali di ricerca e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca insieme all'Istituto InfoBasic, agenzia formativa accreditata dalla Regione Abruzzo. È risultato aggiudicatario al termine della procedura di gara del progetto speciale Scuola Digitale Porferse Abruzzo 2007-2013. L'intervento prevede un finanziamento complessivo di circa 500.000 euro e si inserisce nel quadro delle attività previste dal Piano Nazionale Scuola Digitale promosso dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in assoluta coerenza con la Strategia Europea 2020. Ed è tutto per questa edizione del nostro telegiornale, grazie per averci seguito, vi lascio ora agli altri programmi della rete, buona serata.